Vediamo oggi un comando abbastanza particolare che è Shape Merge, che permette di proiettare delle shape al di sopra di alcuni solidi. Per iniziare stiamo parlando di una proiezione più o meno parallela. Un concetto banale è questo: disegniamo un cubo, al di sopra mettiamo una circonferenza, cliccando sul cubo andiamo in Compound Object, da lì Shape Merge, da lì Pick Shape e abbiamo la shape al di sopra del cubo. Se passiamo da Realistic a Hidden Line la vediamo molto bene. Questo qui vale, ecco, questo qui vale per tutte le shape, ma è abbastanza interessante quando la shape di fatto non è parallela al cubo. Per esempio, possiamo rifare la stessa circonferenza, ma la piazziamo innanzitutto qui. E poi la incliniamo. Qui facciamo la stessa operazione, la proiettiamo, l'abbiamo già. Ecco qui. Ci può dare delle sezioni interessanti. Queste sezioni poi possono essere recuperate tramite il cookie cutter, che è questo operatore qua, e premere su invert. Purtroppo per un bug, credo, della versione 12, 64 bit, non mi fa vedere direttamente la superficie che già è composta. Se però lo trasformo, come probabilmente mi serve per lavorare, nei double poly, la superficie appare. Ecco. Questa è la superficie che si ottiene proiettando questa circonferenza sul cubo precedente. Logicamente possiamo usarlo anche per cose un po' più complesse. Un caso tipico che può capitare è questo. Prendiamo una sfera. Eccola qui. 0,5 in modo di averne metà, e ci proiettiamo per esempio sopra una primitiva complessa, quella può essere una stella. Ecco qui. Questo è un caso tipico di una cupola che bisogna realizzare nella copertura. È esattamente questa. Andiamo su pick, vedete la proiezione, cookie cutter. Inverto, ancora una volta sono costretto a convertire in poli, ma il risultato è quello. Topologicamente non sarà una bellezza, possiamo per esempio portare giù il contorno. Ecco qui. Naturalmente questo funziona, torno un attimo indietro per riavere la sfera senza la proiezione, funziona anche con solidi più complessi. Nel senso, se all'interno di questa stella volessi inserire per esempio, parto dall'inizio, in modo che le ho tutte sullo stesso piano, prendo una stella, abbastanza particolare, all'interno ci inserisco per esempio tre circonferenze, unisco tutte queste linee convertendo queste in spline, facendo attach, circle 2. Eccole qua, perfetto. A questo punto opero la stessa proiezione. Sempre cookie cutter. Stavolta è leggermente più grande la stella, quindi la proiezione che ho di fuori da sfera. Converto di double poly. Ecco qua. Possiamo ottenere forme del genere. C'è soltanto che da sbizzarristi, poi queste qui, una volta composte solo poli normalissime, possiamo portarci a spasso come vogliamo, usare tutte quante le tecniche che conosciamo, local normal ad esempio. Fate conto che lo spessore è praticamente zero, quindi magari se avete qualche faccia nera, perché la normale è invertita, fate shell, molto piccolo, in questo caso io sono in metri, quindi la mia unità di misura è molto bassa, e da lì poi
iniziato a lavorare. Logicamente, più è segmentata la spline e meno avrete di questi problemi.